spettacolo. Questo è uno spettacolo che hanno preparato insieme a noi, a maestra Sabrina e maestra Paola, i bambini di 5 anni della scuola Raschi. Il libro che abbiamo letto insieme tante volte, che abbiamo assaporato, gustato, letto in anni insieme, come si intitola? Il lupo mandrillo! Un piccolo lupo. E sapete che cosa ci siamo accorti leggendo questo libro, bimbi? Che dentro ad ognuno di noi c'è sempre un piccolo lupo. Buona visione! Dove finisse il suo musino e dove iniziasse il cielo. Mamma Lupa strinse a sé il suo cucciolo e, nonostante la nebbia, si rivolse alla luna. Lei non aveva bisogno di vedere il cielo, pensa che la luna era splendida. La mattina seguente il sole si portò via la nebbia. Del branco accolsero Martino con un lungo urlà. Già, come solo per i lupi sanno fare. Martino alzò la testa, ma
il suo sguardo non andò oltre i rami di un ciliegio selvatico. Il suo cuore iniziò a battere forte, incantato da quelle luccicanti palline rosse. Martino non guardò mai il cielo, ma nessuno se ne accorse. Mamma lupa attendeva con gioia il primo ululato di Martino. Arriverà da solo, perché tutti i lupi hanno gli ululati in bocca, come gli occhi hanno la luna. Ma Martino restò in silenzio a lungo, poi emise due piccoli versetti, piccoli come le due ciliegie che gli erano cadute sul muso. Martino, i lupi, alla luna! Gli sussurrò la mamma con delicatezza, ma il piccolo sembrò non sentire quelle parole. Semplicemente fissò le ciliegie, prima di farle cadere sulla lingua. Il loro sapore gli esplose in bocca. Martino raccolse altre due ciliegie, le mise sul muso e le fissò a lungo. Martino gridò forte una sola volta, come se fosse stato colpito da un fulmine. Quando la farfalla gli sbiorò e nessuno osava avvicinarsi, perché quando Martino urlava, un po' di paura faceva anche lui. Martino, non sei mai un vero lupo, non urla la luna, concluse il capobranco guardando la mamma di Martino. Mamma lupa cercò lo sguardo degli altri lupi, che allontanandosi abbassarono la testa. E così la mattina dopo, e così il piccolo lupo e la sua mamma restarono soli finché la nebbia di una nuova sera li fece sparire del tutto. La mattina dopo un'oca stava correndo vicino al ciliegio quando vide bucare qualcosa di lungo e scuro da dietro un tronco. L'oca fece un sospiro di sollievo, anche a lei piacevano le ciliegie. L'oca e Martino giocarono insieme tutto il giorno e diventarono grandi amici. Erano molto diversi, ma rimasero l'uno accanto all'altro con due piccole ciliegie. Con il calare della sera arrivò davvero la volpe. L'oca, per assomigliare ad un vero lupo, si mise sul naso due ciliegie e qualche sassolino in bocca. Mi travestirà da lupo. Sono il lupo. Disse la mamma di Martino. Il cucciolo le sorrise, poi guardò la volpe negli occhi, che aveva ancora una vita da salvare. Martino allora fece un piccolo ululato mostrando le ciliegie, ma anche il suo nome. Aiuto! E così la volpe scappò a gambe levate, perché solo i veri lupi sanno ululare in quel modo. Allora tutti cominciarono a vederci più chiaro. Anche il capobranco, dopo aver assaggiato una ciliegia, aveva una cosa importante da dire. Benvenuto nel branco!
piccolo